Ora vorrei farvi vedere una cosa piuttosto interessante che inganna molti. Immaginiamo che questo sia il pilone del Ponte Morandi che è crollato. Questi e questi sono i due tiranti, i due stralli, e questo è il ponte con la carreggiata sospesa da una parte da un tirante, da una parte dall'altra. Quando li hanno montati questi, qui sopra potevano scorrere, c'erano delle lamiere che le hanno poi annegate nel cemento. Da una parte devono avere ancorato i cavi, averli portati su qui, e poi dall'altra li hanno tesi in modo tale che quando hanno dato il carico giusto per sostenere i due pesi, solo allora hanno tolto gli elementi che avevano messo qui su, che provvisoriamente tenevano su questo peso di qua e di là. Una quantità enorme di cavi che erano stati messi qui provvisoriamente sopra la carreggiata. Tenete presente che questa è una simulazione. Questi due pezzi in effetti sono le mensole che sono state aggiunte a destra e a sinistra rispetto a un pezzo centrale che qui manca, ma dovete considerare che qui c'è un pezzo in mezzo che è quello costruito e appoggiato sulle due V collocate sotto e che al momento è resistito. Però per lo schema è opportuno che io vi mostri questa cosa semplificata con una mensola a destra e una a sinistra. Tenete presente che in mezzo c'è un altro pezzo però. Ora, cosa succede al pilone quando viene meno il primo elemento che poi produce il crollo di tutto? Tanto per capirci, di qui immaginate la parte di Savona, di qui la parte del centro di Genova. Di conseguenza il mare e la valle è verso di me che vi parlo. Ecco, io farò sfilare il tirante che si ritrova verso Savona, lì dove dico che è originato tutto il danno. Ora io produrrò un taglio solo, ma voi dovete immaginare che si sia sfilato solo uno dei due stralli, perché qui ce n'è uno verso valle, un altro verso monte. Ma io vorrei farvi vedere che cosa succede quando la defaillance, quando chi viene meno, è il tirante collocato da una parte. Guardate che cosa succede realmente al pilone. Io ora con le forbici trancio questo strallo. Ve lo mostro di nuovo.